Le vicende delle ultime settimane in Afghanistan sono una vera ferita per l'Occidente e adesso è necessario innanzitutto pensare a quei 300.000 collaboratori diciamo, delle nostre forze armate, delle nostre associazioni che non sono riusciti ad essere evacuati e si trovano ancora in Afghanistan. Poi bisogna pensare ad aiuti per evitare una catastrofe umanitaria che siano rivolti, speriamo a livello europeo ed internazionale, a tutti quei rifugiati che o sono nello stesso Afghanistan, si stima che siano attorno ai 5 milioni, o che invece stanno cercando rifugio nelle località limitrofi, e quindi proprio aiuti umanitari per aiutare queste persone rifugiate che cercano in qualche modo di sottrarsi al regime talibano, con particolare attenzione alle donne. Ci stanno già giungendo notizie di violenze, di cercare queste donne di casa in casa, quindi ci deve essere l'aiuto dell'Occidente. Poi è necessario che anche a livello europeo ci si doti finalmente di una strategia per l'immigrazione, perché è immaginabile che anche dall'Afghanistan ci sia l'arrivo appunto di una serie di profughi. E poi c'è bisogno di procedere celermente con una politica di difesa e di sicurezza europea, perché purtroppo le vicende di queste settimane fanno aumentare terribilmente il rischio del ripristino di movimenti terroristici, e quindi c'è bisogno di una strategia a livello internazionale per contrastarlo.